Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Allora, benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite una band. Parliamo di Insidia. Allora, prima cosa, come ci descriveresti? Questo parliamo con un membro della band. Come ci descrivessi questa band, ma soprattutto perché questo nome? Ma guarda, allora in origine gli Insidia si chiamavano Inviolacy, e come puoi immaginare il nome è abbastanza anche un po' ostico anche da pronunciare. Inizialmente cantavamo in inglese, scusa, in inglese. Abbiamo fatto una demo in inglese nel lontano 91, 1991, dopodiché siamo praticamente stati notati dalla Doma Pedrini di Timoria, che ci ha praticamente portato in studio. Abbiamo fatto un altro provino, l'ho presentato alla Polygram, siamo stati praticamente scritturati, presi, e siamo finiti sotto contratto con Polygram. Quindi abbiamo fatto due album con Polygram, uno nel 93, abbiamo fatto Istinto e Rabbia, nel 95 Guarda dentro te. Poi nel 97 gli Insidia si sono sciolti e sono stati praticamente, diciamo, fermi per 17 anni. Fatto sta poi che la nostra attuale agenzia di Saverio Mollica, che è quello che ci ha proposto di riformarci, ci siamo riformati nel 2013, abbiamo ridebuttato al Metal Italia. E nel 2013 appunto, e nel 2017, dopo vari live in giro per l'Italia, abbiamo fatto un nuovo album, il terzo per l'esattezza, nel 2017, Denso Inganno. Dopodiché appunto abbiamo ricominciato ancora ad andare in giro per l'Italia a suonare, fino ad arrivare appunto prima della pandemia abbiamo ricominciato a comporre e a fare quello che è il nuovo album uscito da un mese, che è di Luce ed Aria. A questo punto parliamo appunto di questo album. Come nasce questo album? Cosa trae ispirazione? È un album comunque in linea sugli altri, ma comunque che porta dei cambiamenti nel tempo, ha portato. Beh, sì, allora tieni conto che sicuramente lo dico, no? Cioè, lo dico come si dice in tutti gli album nuovi in genere, no? Si tende sempre a dire che l'album nuovo è il migliore. In realtà questo, se lo devo paragonare agli altri, è assolutamente il migliore, il più maturo, ma questo dato dal fatto che sono passati comunque molti anni dagli album, diciamo, quelli storici, pur rendendoci conto che in quei dischi là, nei primi due, sto parlando dei primi due album, ci sono pezzi che sono comunque nella memoria dei metallari ancora oggi, perché ci sono dentro pezzi appunto considerati storici, tipo Parla Parla, Sulla mia strada. Questi pezzi qua abbiamo fatto la cover, facciamo la cover di Tutti Pazzi, registrata sul primo album. Quindi, consci del fatto che là ci sono quei pezzi appunto storici, il nuovo album è comunque, credo che sia davvero un passo avanti rispetto anche al penultimo, dato appunto dall'esperienza, dall'età, dagli anni passati sullo strumento, ma sono tanti e quindi insomma così. E nella realizzazione dei brani, in questo caso la domanda è quasi spontanea, nascono prima, sono nate prima le parole, è nata prima la musica, oppure sono nate insieme in questo caso? Ma no, guarda, noi abbiamo un modus operandi abbastanza, se vuoi, classico. In genere partiamo quasi sempre dalle parti di chitarra, quindi i pezzi li compongo io e l'altro chitarrista in genere, o a volte si fa insieme, a volte c'è, e si comincia a fare i pezzi dopo che la stesura, diciamo, dei brani è stata fatta, viene passato il tutto a Fabio, che è bassista cantante, e ovviamente poi anche a Paolo, che è il batterista, che
mettere le parti. Noi diamo in genere una bozza di batteria per far capire com'è l'umore del pezzo. Poi tutto il lavoro, diciamo, di drumming è dedicato, diciamo, proprio a lui. Questo è il modo. Per ultimo, in genere arriva la voce, poi Fabio sa già più o meno come strutturare, si dà un'idea di com'è l'umore del pezzo e su questo poi si basa e fa appunto il cantato. Quindi dal riff nasce Sì. in realtà nascono le parole. Ma è più facile introdurre parole, cioè dare un senso logico nelle parole al discorso che si vuole intraprendere, oppure è più facile togliere le parole nelle canzoni, cioè renderle proprio sintetiche nello stesso tempo, un linguaggio quasi grezzo. Ma guarda, allora, tieni conto appunto che poi cantando in italiano è comunque più difficile metterci appunto un cantato su una base come quella appunto che facciamo noi, come noi facciamo thrash, e non è, devo dire, semplice. Però si pensa principalmente a come deve suonare. Cioè, la cosa importante, al di là di quello che dici, deve comunque suonare bene. Quindi io parto sempre dal presupposto che, indipendentemente che sia inglese, che sia tedesco, e parlando di tedesco abbiamo una testimonianza che sono in Rammstein, che sono riusciti a far digerire appunto il tedesco, che devo dire che è più ostica di quella, ma deve suonare nel contesto. Credo che noi in questo ci siamo riusciti ad abbinare l'italiano al trash, e non è una cosa proprio così scontata. In genere è più, parlando anche in passato, è più una cosa che facevano i gruppi hardcore, punk, vedi Negazione, vedi anche altri gruppi, magari che non hanno avuto il successo di Negazione, però ecco lì la tendenza di cantare in italiano c'era di più. Noi arriviamo un po' da lì. Il cantante, diciamo, il cantante dei primi due album, lui era legato molto all'hardcore italiano, quindi in quei dischi specialmente si sente molto anche di quell'influenza. Per chi ci sta ascoltando, perché alcuni non conoscono tutte le sfaccettature che c'è il metal, in questo caso, se dovessi descrivere il vostro stile a chi in realtà ascolta poco questa musica, come la descriveresti? Come descriverei quello che noi Sì, consumiamo? Ah, noi oltre, voi fate il thrash metal. sì, noi arriviamo da là, arriviamo dall'inizio. Il thrash è nato nei primi anni Ottanta. Noi arriviamo, per una questione proprio anagrafica, arriviamo da molto prima. Quindi il percorso musicale che noi abbiamo fatto è praticamente lo stesso che ha fatto, posso aver fatto, quelle band blasonate, vedi Testament, vedi Metallica, che hanno qualche anno più di noi, ma noi arriviamo da quella roba lì. Cioè, siamo partiti con la New Wave of British of Heavy Metal, per cui il metallo inglese, il metallo tedesco, il metallo europeo, il metallo americano, e siamo praticamente nell'arrivare Metallica, gli Exodus, gli Slayer, noi ci siamo praticamente incanalati in quel filone, e abbiamo seguito tutto quel percorso che tutte le altre band comunque hanno fatto. Noi arriviamo da lì. Siamo una band italiana. Io, quando mi chiedono appunto le influenze, parlo personalmente, in quel senso mi sento poco italiano, perché ho sempre guardato da quella parte. Ok, quindi quando suoni quella roba, mi piace pensare che nella musica che suoniamo si sente molto quello e poco italiano, ma non perché non mi piaccia, ma perché semplicemente credo che suoni meglio se suona come un disco thrash americano, per farti un esempio. Il nostro intento è questo. In linea di massima penso che ci siamo riusciti. Nell'ultimo album credo che sarei. Se lo ascolti, chi lo ascolta quantomeno non penso senta un album con un cantato che suona, che so, alla Litfiba. Credo che non si senta questo. E che cosa ci racconti di particolare? Che cosa nella realizzazione di questo disco? Parliamo sempre dell'ultimo lavoro. Qualche aneddoto particolare, qualcosa di particolare, o qualche brano che comunque vada risalta ti rimane un pochettino in più perché
forse ti dà quella sensazione in più. Ma guarda, allora, il disco considera che è nato, è stato praticamente composto prima della pandemia, e registrato prima della pandemia, anche questo. E considera che dovevo uscire ancora 2 anni fa l'album, quindi è stato fermo lì nel cassetto per un po'. E aneddoti in particolari non ne abbiamo. Brani che magari colpiscono di più, allora Non siate complici parla della violenza contro le donne, fatto purtroppo sempre molto attuale, ogni giorno, come puoi immaginare, come puoi sentire, si ascolta a telegiornale di donne ammazzate. Questo è un argomento che a noi tocca parecchio. In particolar modo Fabio, che è poi il compositore di quasi tutti i testi. E abbiamo sentito, appunto, mi hai parlato di suonare dal vivo. Prima cosa, qual è la sensazione che si prova quando in realtà tu sali sul palco e poi avanti c'è un pubblico che inizialmente è silenzioso perché poi attende le vostre. Quando in cui partite con le prime note, poi vedete questo pubblico che si anima e trasmette quell'energia che a voi ricevete. E voi riprendete, perché a volte poi capita che il pubblico di sotto non lo vede perché è buio o ci sta meno luce, però la sentite quell'energia. Che sensazione provi? Fa sempre, è scontato dirlo, però sicuramente avere sotto un pubblico che comunque ti supporta, lo vedi che canta le tue canzoni, per noi comunque è una grande soddisfazione. Lo è ancora di più tenendo conto che noi ci siamo fermati appunto per quasi 20 anni prima di ricominciare ancora a rimetterci in moto. E quindi è doppiamente soddisfacente. Noi, come ti dicevo prima, abbiamo ridebuttato al Metal Italia davanti quasi a 2000 persone quando suonammo lì. Cioè, vedere 2000 metallari con le mani alzate che ci applaudivano, per noi è stato davvero qualcosa di eccezionale. Ma esiste ancora il metallaro di una volta? Oppure i ragazzi nuovi, in realtà vestiti, non sono vestiti come, ecco, un abito classico, normale, non c'è più quell'atteggiamento, quel vestito che distingueva un pochettino il metallaro. C'è ancora, oppure i giovani ascoltano e basta, ma non si identifica più nello stesso abito? Ma credo che allora, sai, quelli di una volta che siamo appunto, io parlo quantomeno per me stesso, io il heavy metal lo ascolto praticamente da quando avevo 11-12 anni, e è un modo di essere, indipendentemente da come uno si veste, se ce l'hai dentro, ce l'hai dentro, quindi ce l'hai. Tu ti puoi mettere anche il maglioncino di cashmere, no? La maglietta di Metallica, poco cambia, se sei quello, sei quello. E quelli di adesso ci sono, basta andare a vedere dei concerti, magari di band che fanno metallo un po' più moderno, per renderti conto di come cambia la gente. Ti faccio un esempio: se vado a vedere i Testament, che è una band comunque che esiste ormai da svaldata più di 30 anni, e ti renderai conto che il metallaro è un po' diverso da quello che va a vedere ad esempio i Gojira. Questo io l'ho potuto appurare, ci ho portato mio figlio, quindi portando mio figlio che ha 19 anni, ho constatato che ci sono, i metallari ci sono, e non è vero che non c'è un ricambio. E su questo, quando mi dicono che non esiste un ricambio, non c'è, cioè chissà come andrà a finire quando non ci saranno più le band storiche, credo che siano, con tutto rispetto, un mucchio di cazzate. Credo che ci sarà sempre un ricambio, arriverà sempre la band che deve stare alla portata degli anni in cui siamo. Siamo nel 2022, nel 2025, nel 2030, sono sicuro che l'heavy metal non sarà morto, sarà semplicemente progredito, e ci saranno sempre band magari che suonano
old school, come si dice, no? Quindi è per forza così. Io sono per l'andare avanti, non per ricordare troppo quello che erano i tempi passati. Quindi sono sicuro che arriveranno e ci sono già delle buone band. Ma è difficile suonare dal vivo in Italia, visto che comunque i locali tendono a diminuire, che hanno un palco vero dove si può suonare dal vivo fatto bene. Ma se è ancora difficoltoso oppure un pochettino qualcosa tende a star migliorando o sta peggiorando? Bah, allora, se io parlo per quanto riguarda il genere che noi suoniamo, credo che così oggi come allora, credo che sia difficile partire, cioè vuol dire che se io metto in piedi una band oggi nuova e devo promuoverla, devo fare esattamente quello che noi facemmo 30 anni fa, prendere il furgone. Bah, allora, fare una demo, prendere il furgone, partire e cominciare ad andare in giro e promuovere la tua musica, smenandoci anche dei soldi, perché se non hai la fortuna e le capacità di poter avere qualcuno poi che ti segue, e oggi è sempre più difficile, vuol dire che non ci credi abbastanza. Invece, se tu credi veramente in quello che vuoi fare, devi veramente metterci anima e corpo, partire, andare, cominciare a muoverti e suonare. Il problema probabilmente di al giorno d'oggi è che con la scusa dei social, tutte queste cose qua, YouTube, che sono degli ottimi mezzi di comunicazione, di divulgazione della propria musica, ma non basta. Credo che ci sia gente che pensa che starsene nella cameretta e mettere un video sia abbastanza, ma nella realtà dei fatti, se tu devi suonare, devi andare in giro e proporre la tua musica. Ti scontrerai sempre con magari 5 persone davanti. E poi i locali, così oggi come allora, se tu fai musica propria tua, prendi sempre pochi soldi, se non che neanche uno. Cioè, noi abbiamo cominciato suonando nei centri sociali e ti posso assicurare che siamo partiti da Brescia per andare a suonare, che so, a Roma, Firenze, abbiamo suonato Torino per 200.000 lire, stiamo parlando degli anni 90. Cioè, capisci cosa voglio dire? Vuol dire che se vuoi provare ad essere notato, a progredire, più suoni e più cresci. Se tu stai fermo, per quanto tu possa essere bravo e abile a suonare la chitarra, è un conto suonare in cameretta, è un conto suonare sul palco, è una percezione totalmente diversa. Non è abbastanza saper suonare, ci devi stare anche sopra il palco. Quando scendi a palco, a questo punto io punterei un pochettino sul fatto che quando scendi a palco di fronte ai ragazzi che ti chiedono l'autografo, ti chiedono un selfie, ma ti fanno domande, ti ha sorpreso qualche domanda che ti hanno fatto, oltre alla domanda tecnica, che strumento suoni, ma domande un pochettino particolari che in realtà ti hanno sorpreso positivamente. E anche a volte hai dato una risposta che chi davanti non neanche pensava di fare quella domanda, ma tu gli hai dato una risposta che l'ha resa ancora più felice. Ti è capitato? Domande particolari. In genere ci chiedono sempre, spesso ci chiedono, almeno per quanto riguarda i chitarristi, ci chiedono il nostro background, di chi ci piace, perché come facciamo a suonare in questo modo, le nostre influenze. Il metallaro specialmente poi è molto attento a queste cose, per cui ci tiene a capire quello che vede, se gli piace quello che sta vedendo, poi vuole sapere come quel determinato componente della band ci è arrivato. Quindi tendono a farti domande di questo genere, e in linea massima è questo che ci chiedono di più. E la prima volta che ti hanno messo davanti un CD chiedendoti l'autografo, qual è stata la reazione? Va bene, allora, ieri come oggi è sempre comunque una soddisfazione, lo è, perché il fatto che una persona ti chieda, un ragazzo ti chieda l'autografo, ti fa sentire comunque importante,
ti fa capire che quello che tu stai facendo rimane. Il fatto di fare dischi, per quel che mi riguarda, è un po' come scrivere un libro, è qualcosa che rimane. Quello che io faccio è raccontare quello che io sono e lo metto nella musica. E questo che a me è una delle cose che amo in quanto musicista, è questo, poter fare musica propria ed esprimermi. Per me è una fonte di, come dire, è uno sfogo ed è una soddisfazione. Mi piace pensare che un domani, anche quando non ci sarò più, spero più tardi possibile, qualcuno possa dire: cazzo, questo però suonava bene, cazzo, la band era una band figa. Cioè, queste cose qua mi fa piacere. Questo. Alla musica è l'espressione dell'anima. E quindi, a questo punto io ritornerei un pochino sull'ultimo album. La copertina come nasce, soprattutto da chi è stata ispirata, chi l'ha realizzata? Allora, è stata realizzata da Jan Zut, che è un tatuatore della provincia di Brescia, un nostro amico di lunga data, oltre appunto essere un bravissimo tatuatore, è bravissimo anche come disegnatore. Quindi in una serata, a me l'ha raccontata, poi io non c'ero, però c'era appunto Fabio, era Fabio e appunto Jan, e si parlava appunto del brutto periodo che era appunto la pandemia, che questo fatto di essere chiusi dentro, non poter uscire, insomma, ci si sentiva tutti un po' inscatolati. E lui, Jan, dopo questa conversazione, dopo una settimana, ha fatto vedere appunto a Fabio questo disegno di questa donna che esprime praticamente la voglia di voler uscire, di voler vedere la luce. Il senso di luce ed aria appunto è questo, indipendentemente dalla pandemia, è quello anche della vita di tutti i giorni che una persona fa. Quindi vuol dire che, non so, sai, sei talmente chiuso con il tuo lavoro, non hai il tempo di riuscire a vedere gli amici, sei talmente incasinato che arrivi a un certo momento che vorresti veramente essere in uno spazio aperto, magari con le persone con cui vorresti stare e non magari con persone magari che gradisci poco, cosa che purtroppo spesso capita. E il senso della copertina è questo, di luce ed aria, e la donna che si vede in questo, che è qua, questo. E il desiderio appunto di venire fuori e riacquisire, diciamo, lucentezza, voglia di vivere. Allora, un pochettino abbiamo raccontato questo disco, abbiamo visto che c'è in formato CD, come lo possiamo trovare solo in formato CD, anche in digital, in vinile, soltanto formato CD? Allora, per ora in formato CD, poi su tutte le piattaforme lo si può trovare, da Spotify, iTunes. Successivamente arriverà, ormai penso ai primi del 2023, arriverà la versione in vinile sarà doppio album, proprio per mantenere una qualità sonora soddisfacente. L'album dura parecchio, quindi non è stato possibile fare un disco singolo. Quindi ne abbiamo fatti far due, e ne abbiamo fatti due, sarà un'ottima cosa, insomma. E a questo punto ci mancano soltanto i saluti finali. Ok. Allora, quello che posso dire a chi ci ascolta è di venire a vederci. Venite e seguite consiglio mio, seguite concerti di band italiane, ce ne sono tante che sono veramente valide, che hanno bisogno comunque, secondo me, di essere supportate. Quindi ci vediamo presto in giro per l'Italia. Adesso a breve poi avremo anche delle date da comunicare, appena saranno appunto confermate, e la nostra intenzione è suonare il più possibile in Italia, in giro per l'Italia. Ricordiamo i vostri indirizzi, dove tutti i social, tutti i vostri Spotify, vogliamo ricordarli? Sì, no, allora su Spotify ci trovate come Insidia,
su Facebook, su Instagram, basta digitare Insidia e noi ci trovate. Se volete acquistare merchandising, basta andare su www.insidia.eu e lì trovate anche l'album, trovate gli altri album, trovate tutto. Tutto quello che noi abbiamo appunto da promuovere. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.